Allora, Linda, hai ricostruito un pochino Sì, le ci vicende di sono questa manovra, tutta una no? serie di false Dai. partenze su un sacco di misure. Allora, il Sole 24 Ore l'altro giorno ha fatto un conto, 15 marce indietro in 80 giorni, ne abbiamo viste le principali, diciamo le sanzioni sul posto, il Movimento 5 Stelle ha detto no, sono state eliminate. La tassa sulle auto aziendali, l'ha detto anche Conte, è stata praticamente azzerata. Le tasse sui furbetti dell'IMU, questo il ministro Gualtieri non l'ha voluta lui perché la doppia residenza insomma, poteva essere reale e quindi è stata eliminata. La stretta sulle partite IVA al 15%, anche questa è stata eliminata, la rimodulazione dell'IVA che invece il ministro Gualtieri l'avrebbe voluta, forse è stata slittata, poi ancora la famosa plastic tax, la sugar tax sono state ridotte in parte e sono slittate entrambe, il carcere degli evasori sarebbe stato ammorbidito, ora ci dirà, tetto al contante è stato rinviato, il tetto per le detrazioni delle spese sanitarie diciamo, dei più ricchi sopra i 200.000 euro è stato eliminato anche quello, il taglio del cuneo fiscale doveva essere 5 miliardi, è di 3 ed è slittato a Assolutamente. luglio. Ministro, che c'è rimasto in No, questa allora manovra? questa è una Non ricostruzione. mi dica l'IVA, la questione l'IVA ne No, parliamo è una dopo. ricostruzione tendenziosa. Tendenziosa. A lei la parola. No, assolutamente.